Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Regina Virginum, ora pro nobis. Cari fratelli, continuiamo la nostra trattazione di un argomento affascinante che oggi purtroppo è messo in discussione, perché adesso tutte le verità della nostra fede sono attaccate dall'esterno della Chiesa e dall'interno, da eretici e da modernisti. E però questo attacco fa ancora più risplendere nei nostri cuori questa consolante verità che la verginità consacrata per il Regno dei Cieli è superiore e più eccellente rispetto al matrimonio. E abbiamo visto come San Giovanni Paolo II definisce questa eccellenza come oggetto del costante insegnamento del Magistero della Chiesa. E questo è paragrafo 32 dell'esortazione apostolica Vita Consacrata del 25 marzo del 1996. Bene, allora adesso, dopo appunto aver visto cosa questa affermazione non vuol dire, cominciamo a vedere quello che vuol dire. E che cosa intendiamo? Quando intendiamo che una cosa è più perfetta o meno perfetta? Allora, abbiamo due concetti di perfezione alla luce della ragione naturale e altri due concetti alla luce della rivelazione soprannaturale. Quindi questi quattro criteri che ci dicono quando una cosa è più perfetta rispetto all'altra. Allora, primo, alla luce della ragione. Una certa sostanza, un certo ente, una qualsiasi cosa, è tanto perfetto quanto raggiunge il fine. Allora, faccio un esempio. Un'automobile, qual è il fine dell'automobile? Andare. Allora, un'automobile è perfetta quando va. Se ha una ruota bucata per cui il conducente non può andare, oppure se manca un cilindro, evidentemente questa macchina è imperfetta perché non raggiunge il fine. Allora, trasportiamo questo esempio nella vita spirituale. Una persona, quindi immagine di Dio, è tanto perfetta quanto si unisce, quanto raggiunge il fine. Quindi quanto lo raggiunge più velocemente, più perfettamente. Allora, qual è il nostro fine? Il nostro fine è il paradiso, la visione di Dio, l'unione con Dio. Dice Osea 2,12, ti sposerò nella fede. E quindi il fine dell'anima, di ogni anima, di essere unita al Verbo nel matrimonio della fede, che poi sarà il matrimonio della visione. Allora, uno stato è più perfetto tanto quanto anticipa, rende presente questa unione dell'anima con Dio. Quindi questo è il primo concetto. Secondo concetto naturale, un ente, una sostanza, una qualsiasi cosa, è tanto più perfetta quanto è in atto. Allora, una certa cosa rispetto a un'altra può assolutamente non essere in potenza. Allora, un blocco di marmo può essere la Pietà di Michelangelo, ma non so, un quintale di insalata non potrà mai diventare la Pietà di Michelangelo. Allora, rispetto al fine, diciamo, il marmo è più perfetto dell'insalata. Però il marmo, il blocco di marmo, è meno perfetto della Pietà, perché abbiamo davanti un bel blocco di marmo, poi per fare la Pietà ci vuole Michelangelo, E sicuramente la Pietà, cioè già, diciamo, la Pietà in atto, è più perfetta della Pietà che potrebbe esserci
da quel blocco di marmo, che però se non c'è Michelangelo non c'è. Allora questo cosa vuol dire? Trasportiamo questo principio nella vita spirituale. Allora, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, è chi mette in atto, chi qui e ora realizza il suo fine. Allora, allora chi fa la carità è più perfetto di chi non la fa, e chi è unito a Dio è in un modo più perfetto, già ora è più perfetto di chi è meno unito ora. È meno unito ora. Allora, la persona consacrata, il vergine consacrato, attenzione, non come abbiamo letto la volta scorsa, il passaggio di vita consacrata numero 32, dove dice la vita consacrata, quindi con la verginità, annuncia e in un certo modo anticipa il tempo futuro. Quindi il tempo futuro non è solo in potenza nel soggetto che si consacra, ma in qualche modo è in atto, è sempre meno in atto di quando saremo in paradiso. Allora, infatti, la vita beata è più perfetta addirittura della vita consacrata, ma la vita consacrata è più perfetta della vita matrimoniale perché in atto, già ora, già fin d'ora, si realizza qualche cosa che è più proprio del paradiso, che è più angelico rispetto alla vita normale. Quindi, allora, noi vediamo quindi da un punto di vista, cioè considerando la ragione naturale, e poi questi principi della ragione naturale, considerando la virginità consacrata, vediamo che è già più perfetta rispetto al matrimonio. Ma adesso, oltre la luce della ragione naturale, vediamo questa perfezione alla luce della fede. In realtà, anche prima, considerando il paradiso, il fine ultimo, anche prima era una considerazione alla luce della fede, però partendo da principi naturali. Adesso invece partiamo da principi soprannaturali, e principi soprannaturali e conclusioni soprannaturali. Allora, quando è che una persona è perfetta? Perché la domanda, la risposta è semplicissima. Quanto più rassomiglia al nostro Signore e Salvatore Redentore Gesù Cristo. Quindi, dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi, quanto più io lascio vivere Cristo in me, quanto più io lascio agire la grazia, quanto più in me c'è Cristo, c'è Gesù, quanto più io sono Gesù. Vedete, cari fratelli, a volte ci dicono, ma tu chi sei? Allora io sono Don Alfredo, però se io sono battezzato, in qualche modo dovrei dire io sono Gesù Cristo, capitevi bene come lo dico, perché è sempre un paradosso, è una affermazione paradossale, perché se non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, se è vero, in qualche maniera io, ma ogni cristiano è più Gesù Cristo che se stesso, però il se stesso non viene cancellato. Infatti San Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi non è mai sola grazia, non è out, è et, cioè è Gesù e noi. Però una persona è perfetta tanto quanto è simile a Gesù Cristo. E Gesù Cristo come ha vissuto? Gesù Cristo ha vissuto casto, povero, obbediente. Vergine, casto, povero, obbediente. Allora, tanto quanto uno vive questi aspetti essenziali della vita di Gesù Cristo, tanto più gli assomiglia, quindi tanto più è perfetto, semplice. Quindi Gesù Cristo non si è sposato, ha vissuto tutto consacrato al Padre. Allora, in questo ci indica che questa vita, questo modo di vivere è più perfetto, simpliciter rispetto al matrimonio. Perché se fosse più perfetto il matrimonio, Gesù, si sarebbe sposato, ma non si è sposato. Ecco, secondo principio tutto soprannaturale, chi è colei, la creatura più perfetta, che più ha rassomigliata a Gesù Cristo, ed è perfetto per questo, la gloriosa e beata, sempre Vergine Maria.
E allora la Madonna come ha vissuto? La Madonna ha vissuto sempre vergine, sempre vergine. E ci ha indicato con questa sua vita che il modo più perfetto di imitare Gesù Cristo è imitarlo anche nella sua verginità. Certamente l'ha imitato la Madonna in tutto, nell'ardente carità, nel sacrificio, nel desiderio della redenzione, della croce, e della diffusione del regno di Dio, nella carità, in tutte le virtù la Madonna ha imitato Gesù Cristo, ma l'ha imitato anche nella verginità. E quindi se la Madonna è sempre vergine, vuol dire che la verginità è superiore al matrimonio, almeno la Madonna è stata anche sposata con San Giuseppe, però non hanno vissuto propriamente come marito e moglie, sono stato un matrimonio verginale, matrimonio verginale. E quindi la Madonna ci ha indicato, nel suo modo di imitare Gesù Cristo, ci ha indicato che la verginità è più perfetta, diciamo, rispetto al matrimonio. E quindi, diciamo, e qui adesso io proprio vorrei lanciare un incoraggiamento a tutti i sacerdoti, tutte le suore che... le suore di clausura che sentono magari i sacerdoti che vanno a celebrare da loro, che dicono: cosa state a fare qui, uscite fuori, andate ad aiutare i poveri, cosa state qui a pregare, pure i sacerdoti, ma in casi particolari bisogna uomini provati, quasi che il celibato rispetto al sacerdozio non sia niente, sia veramente un accidente, che per alcuni aspetti potrebbe esserlo, però è la vita della Chiesa, ci mostra Gesù Cristo, il sommo eterno sacerdote, è stato vergine. E quindi vedete, si fonda diciamo, il celibato sacerdotale, si fonda sul celibato del sommo eterno sacerdote di cui noi tutti, del cui sacerdozio noi tutti partecipiamo. È perché il sacerdozio non è una funzione, il sacerdozio è una particolarissima incorporazione a Cristo, che ci consente di operare anche con la carità orizzontale, però tutto deriva dalla nostra unione, da essere un alter Cristo, come diciamo nella Messa, per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, e quindi per Cristo, con Cristo in Cristo, come non solo in teoria, ma anche nella pratica, perché il Verbo si è fatto carne. Io non posso stare solo con la divinità di Gesù Cristo, devo stare anche con l'umanità di Gesù Cristo, e l'umanità di Gesù Cristo è stata un'umanità castissima. Se no, ogni messa che si dice, si dico per Cristo, con Cristo in Cristo, è quello che mi pare, dovrei dire. Cari fratelli, purtroppo preghiamo per i sacerdoti, e preghiamo che certe idee balzane che sono di moda, che stanno avanzando paurosamente, che il Signore soffi col soffio dello Spirito Santo e dissipi, è come dice il Salmo, come il fumo che si disperde, tu li disperdi, e questi errori terribili anche contro il sacerdozio cattolico. Bene, cari fratelli, detto questo, allora vorrei leggere alcune affermazioni dell'enciclica Sacra Virginitas di Papa Pio XII. Perché questo? Perché è un'enciclica veramente bella che ci dice i motivi, e chiaramente, vedete, io riprendo la frase di San Giovanni Paolo II, il costante insegnamento della Chiesa. Cosa vuol dire costante insegnamento della Chiesa? Non vuol dire, prendo la Sacra Virginitas e quello che c'è dopo è venuto una crisi pazzesca, quindi lo metto tra parentesi come che non ci fosse il ritorno alla Sacra Virginità. No, non dico questo. Ma non dico neanche che, visto che c'è Amoris Laetitia, allora tutto il matrimonio, il patrimonio del magistero precedente è scaduto, che c'è stato un cambiamento, che adesso c'è una nuova Chiesa, che prima era così, adesso è così. Non è possibile. Non è possibile, cari fratelli. Perché la verità è la stessa, Cristo è lo stesso, ieri, oggi, nei secoli. E quindi io, il buon cattolico è come uno scriba che sa trarre dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Per cui io capirò meglio il magistero attuale, contemporaneo, lo capirò meglio se
l'ho interpretato meglio se conosco anche la sapienza degli antichi, e capirò la sapienza degli antichi se saprò apprezzare, considerare lo sviluppo, diceva Paolo VI nel discorso di chiusura del Concilio Vaticano II, diceva la Chiesa non conosce l'immobilismo, cioè la Chiesa non si può, la vita della Chiesa non si può cristallizzare. Però sarebbe deteriore partire da qui per dire siccome non ci possiamo cristallizzare, allora cambiamo tutto. No, ci deve essere uno sviluppo omogeneo. E Papa Benedetto XVI, in un celebre discorso alla Curia Romana, se non vado errato nel 2005, nel dicembre 2005, ha coniato i termini dell'ermeneutica, della riforma, della continuità. Cioè la Chiesa continuamente deve riformarsi, gli uomini di Chiesa continuamente devono riformarsi, però lo sviluppo, la crescita della Chiesa deve essere omogenea. Cioè non ci può essere contraddizione. Allora, vedete, con questo spirito leggo alcuni passi dell'enciclica Sacra Virginitas. Allora, dice Pio XII, ne leggo alcune frasi, io consiglio la lettura, grazie al cielo c'è ancora sul sito Vaticano, e allora leggo perché vedete il sito Vaticano, e adesso non sto parlando male del Papa, non voglio parlare male del Papa, ma è diventato il sito di Papa Francesco. C'è una personalizzazione del sito che non c'è mai stata, dove uno se va nel sito Vaticano non è per trovare l'umanità di Papa Francesco, anche il suo insegnamento, ma l'insegnamento della Chiesa. Però evidentemente vedete come la setta neomodernista vuole strumentalizza la figura del Papa, facendogli dire anche molto di peggio di quello che dice. Certamente anche io in passato alcune affermazioni, vedete, io ripeto sempre, di fronte al magistero del Papa io non contesto, ma alzo la mano e dico: signora maestra, non ho capito, questo è il massimo che posso fare, come hanno fatto i cardinali di Dubbia. Allora ci sono alcune affermazioni del Papa in Amoris Laetitia, eccetera, nelle quali io alzo la mano, e nel sito Vaticano altro che affermazioni dubbie. Questo è il mio parere personale. Se in che senso altro che affermazione dubbia? C'è una personalizzazione dell'umanità del Papa Francesco rispetto a tutto il patrimonio di magistero che dovrebbe essere divulgato. Questa è un'osservazione sulla grafica esterna. Bene, allora adesso leggo alcuni passi di Pio XII. La sacra verginità e la castità perfetta consacrata al servizio di Dio sono certamente per la Chiesa tra i tesori più preziosi che il suo autore le abbia lasciato come eredità. Allora, la sacra verginità e la castità perfetta consacrata al servizio di Dio sono tra i tesori più preziosi, cioè sono una cosa grandiosa, tesori preziosi. Ancora, dice Pio XII, i santi padri sottolineavano che la verginità perpetua è un bene eccelso di carattere essenzialmente cristiano, quindi la verginità perpetua. Allora ci sono state per esempio le vestali dei romani, ma non era una verginità perpetua. Nell'Antico Testamento c'erano episodi come anche i sacerdoti, eccetera, episodi di castità temporanea, ombra di una castità perfetta futura. Allora, poi il Papa tratteggia come si è andata formando, si è andata sviluppando questa idea, dell'eccellenza della verginità. Certamente, fin dai tempi apostolici, questa virtù cresce e fiorisce nel giardino della Chiesa. Quando negli Atti degli Apostoli si dice che le quattro figlie del diacono Filippo furono vergini, più che Atti 20, capitolo 21, versetto 9,
più che la loro giovinezza si vuole indicare uno stato di vita, cioè già nei tempi apostolici c'era già qualcuno che si consacrava vergine. Non molto tempo Sant'Ignazio di Antiochia ricorda nel suo saluto le vergini, che costituivano già insieme con le vedove un elemento importante della comunità cristiana di Smirne. Quindi nella lettera agli smirnesi, Sant'Ignazio di Antiochia saluta una categoria, le vergini, e non sono saluto tutte le ragazze e basta, se no proprio saluti i giovani. Proprio ragionevolmente questo termine indica già una classe di persone, e al pari delle vedove. Nel secondo secolo San Giustino attesta che molti di 60 e 70 anni si conservano intatti sin dall'infanzia per l'insegnamento di Cristo. Quindi già, vedete, nei primi età apostolica, primo secolo, secondo secolo, già c'era questa verginità consacrata. E poco alla volta si accrebbe il numero di uomini e donne, dice Pietro XII, che avevano consacrato a Dio la loro castità e nello stesso tempo il loro compito nella Chiesa acquistò importanza maggiore, come più diffusamente abbiamo esposto nella nostra Costituzione Apostolica Sponsa Christi. Bene, andiamo avanti. Ecco, diciamo, io raccomando a tutti la lettura di questa bella enciclica di Pio XII. Continua il Santo Padre. Il numero dei fedeli così consacrati a Dio dall'origine della Chiesa fino ai nostri giorni è incalcolabile. Pensate che soltanto adesso di sacerdoti ci sono circa nel mondo 300.000 sacerdoti. E quindi quante più religiose, al momento, però è un continuo dal passato fino ad oggi, incalcolabile. E ancora dice Pio XII, gli uni hanno conservato intatta la loro verginità, gli altri hanno votato al Signore la loro vedovanza dopo la morte del consorte, altri infine hanno scelto una vita casta dopo aver fatto penitenza dei loro peccati, ma tutti hanno questo di comune tra loro, che si sono impegnati ad astenersi per sempre, per amore di Dio, dai piaceri della carne. Ciò che i Santi Padri hanno proclamato circa la gloria e il merito della verginità, sia tutte queste anime consacrate di invito, di sostegno e di forza a perseverare fermamente nel sacrificio e non sottrarre e prendere per sé una parte anche minima dell'olocausto offerto sull'altare di Dio. Qui il Papa considera questa offerta fatta sia da chi è toccato dalla grazia fin dalla fanciullezza, è rimasto vergine per tutta la vita, sia che i vedovi che hanno, pur avendo la lecita e ugualmente santa di possibilità di risposarsi con un matrimonio cristiano, e quelli che dopo aver peccato in tanti modi però si sono poi convertiti al Signore, pensiamo a Santa Maria Maddalena, e vedete anche la Santa Maria Maddalena quando si è convertita, quando da lei sono stati cacciati i 7 demoni, quando si è veramente è diventata una grandissima santa, però rispetto ai vergini, rispetto ai vedovi, in comune che cosa avevano? Il desiderio di offrire come un olocausto la perpetua rinuncia delle soddisfazioni di una casta vita sessuale. Ancora leggo ancora alcune affermazioni del Santo Padre. Ecco, allora, vi sono, diceva, però oggi alcuni che, allontanandosi in questa materia dal retto sentiero, esaltano tanto il matrimonio da anteporlo alla verginità. Allora, vedete, cari fratelli, oggi c'è questa insidia è più subdola, no, per l'amor del cielo la verginità certo rimane perfetta eccetera, lodevolissima eccetera, però uomini provati proprio la clausura così stretta no, e quell'altra maniera no, e bisogna un po' uscire nel mondo, i giovani non devono stare troppo chiusi in seminario eccetera,
Allora tutto questo, vedete cari fratelli, erano, cioè, mi piacevano più gli eretici di una volta rispetto a questi, che oltre ad essere eretici sono anche ipocriti. Bene. Allora l'idea della condizione verginale, il Papa continua e spiega come questa idea, questa consacrazione verginale risalga a Gesù stesso. Allora, cioè non è, diciamo, la verginità consacrata un'idea umana, ma dice il Papa, dice: quando i discepoli si mostrarono colpiti da gravissimi obblighi e fastidi del matrimonio che il maestro aveva loro esposto, gli dissero: se tale è la condizione dell'uomo verso la moglie, non conviene sposarsi. E disse: io non posso neanche ripudiare la moglie quando mi stanco, allora non vale sposarsi. Allora vedete, vedete la grazia come ha veramente migliorato il mondo. E adesso assistiamo al processo inverso. Gesù Cristo rispose che non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è concesso. E cosa vuol dire? Che alcuni Dio non consente di capire. La grazia è offerta a tutti liberamente, non necessariamente, ma liberamente da parte di Dio è offerta a tutti. Però alcuni non vogliono capire. Alcuni infatti sono impossibilitati, dice Gesù, al matrimonio per difetto per natura, cioè gli eunuchi fatti dalla natura. Altri per la violenza e la malizia degli uomini, alcuni che sono mutilati da altri. Altri invece si astengono adesso spontaneamente di propria volontà per il regno dei cieli. Poi dice: chi può comprendere, comprenda. Chi può comprendere, comprenda. Allora, alcuni accogliendo la grazia, quelli che sono chiamati, accolgono la grazia e comprendono l'importanza della verginità per il regno dei cieli. Quindi vedete, questa verginità per il regno dei cieli praticata da Gesù e proposta ad altri da Gesù come verginità per il regno dei cieli. Dunque, ancora dice Pio XII dice: i santi padri, i dottori della Chiesa, hanno insegnato apertamente che la verginità non è una virtù cristiana se non la si abbraccia per il regno dei cieli, cioè per poter attendere più facilmente le cose celesti, per conseguire più sicuramente l'eterna salvezza, per poter condurre infine più speditamente, con diligente operosità, anche gli altri al regno dei cieli. Allora, certamente la verginità cristiana non è una verginità per egoismo. Non mi sposo, cioè, piuttosto che affrontare i sacrifici, l'educazione dei figlioli, eccetera, è meglio la fedeltà a tutto qua, la possibile cattiva sorte, eccetera. Preferisco, per evitare questi guai, oggi si dice vivere da single. E guardate che purtroppo la vita da single talvolta, e lo dico con grande rispetto per coloro, e non sto parlando di loro, e quelli che vorrebbero sposarsi ma non trovano la persona giusta, quelli che pure che sono stati abbandonati vivono soli, e però c'è oggi la consuetudine di vivere da single. Vedete, ecco, e allora questa non è la verginità per il regno dei cieli. E dice ancora Pio XII che la verginità invece deve essere scelta per poter attendere più facilmente alle cose celesti. Allora, cosa vuol dire questo? Allora noi cominciamo a comprendere che la verginità consacrata è un consiglio e non un precetto. Cioè non c'è un comandamento che per alcuni è necessario essere frati, suore, e per altri bisogna sposarsi. Un consiglio è quello che la Chiesa chiama i consigli evangelici. Quando Gesù dice al giovane ricco, Gesù dice: se vuoi essere perfetto, se vuoi fare qualcosa di più, io ti consiglio questo. Ti
consiglio questo. E allora il consiglio, vedete, non coincide allora la verginità con la santità già acquisita, ma la verginità permette di conseguire più facilmente la santità, perché uno si può occupare delle cose di Dio, può, diciamo, è una sorta di binario rispetto magari a una strada diciamo, senza binario, per cui come un vagone va perfettamente lungo una strada, invece un'automobile può, in questa via può oscillare, può uscire fuori strada, nel binario è più difficile, così questa è la funzione del consiglio evangelico, renderci più facile il conseguimento del fine. Dice ancora, conseguire più sicuramente l'eterna salvezza. Quando diciamo, c'è una professione religiosa e il professo si impegna a seguire una certa regola, il vescovo, il prelato che accoglie i voti, dice: se tu farai questo io ti assicuro la vita eterna. Se tu segui la regola più facilmente ti porta al cielo. Per poter infine più speditamente, con diligente operosità, condurre anche gli altri al regno dei cieli. Vedete, allora si intravede già la particolare fecondità soprannaturale del verso, il quale, diciamo, continua, cioè genera nella fede figli di Dio. E allora, attenzione qui, questo condurre altri più facilmente al cielo non è solo, ecco, tempo di fare catechismo, ho tempo di raccontarti, di parlarti di più di Gesù Cristo. No, no. Sapete che nell'Apocalisse, al capitolo dodicesimo, si parla di, diciamo, dopo la battaglia nel cielo tra Michele e i suoi angeli, eccetera, si parla di una donna che soffre per le doglie del parto, e dove il dragone si mette per divorare il figlio maschio. E questa donna che soffre per le doglie del parto non è certo la Madonna sempre vergine che ha partorito Gesù in un modo straordinario, quindi non è il dolore del parto naturale della Vergine, che non c'è stato questo dolore del parto naturale, perché la nascita di Gesù è stata una nascita santa. Spero che ne avremo occasione di parlare in una catechesi apposita. Ma le doglie del parto sono perché i figli di Dio, Gesù, cioè i figli di Dio, la Madonna, quando Gesù gli ha detto ecco tuo figlio, gliel'ha detto sotto la croce, dalla croce. Il figlio, ecco la tua madre, gliel'ha detto sotto la croce. Allora, diciamo, la verginità non solo permette di avere più tempo per fare catechismo agli altri o evangelizzare o fare opere di carità, ma nel suo stato di crocifissione delle tendenze naturali, di santa crocifissione delle tendenze naturali, e fa parte di quel parto spirituale della Chiesa e della Madonna, questo parto che viene tra le doglie della passione. Ecco, cari fratelli, io speravo addirittura all'inizio soltanto in una catechesi di terminare l'argomento, e addirittura non ne sono bastate due. Quindi adesso il tempo ragionevole è terminato e quindi ci risentiamo in una prossima occasione. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo.